Aspetta, buonasera, buona domenica, buonasera, c'è il posso? Posso? Buonasera, buonasera, bentornato, grazie, è un piacere vederti, accomodati, grazie per l'invito, buonasera, buona domenica. Bello con la musica disco pure prima. Bene. Sì, come l'hai definita che non sentivo, che sono anziano, una domenica, come hai detto? Con delle belle persone che trasmettono tutta arrivano energia dopo. Positiva. Le belle persone arriveranno, arriveranno. No, è che ti dovresti mascherare da pannello solare. Perché? Tu attiri l'energia del sole, sì, ce la restituisci tutta. Che non era così l'altra volta. Io attiro le cose. Ma sei un motore sempre acceso. Un motore acceso, bene. Di energia pulita. Sì. Non ti vedi così? Dite una cosa, fingete un malore qualcuno, aiutate, restate là così, il gas inerte, fingetevi vivi, dica. Intanto complimenti per questa edizione del cantante mascherato. Quelle Milly, quelle Milly con tutta la squadra. Naturalmente la Milly, tutta la squadra, eccetera, però tu ci hai fatto divertire tantissimo. E beh, quella è una parte del nostro mestiere, la maschera, la curiosità, scoprire chi c'è dietro la maschera. Come dice Ligabue in una canzone, nessuno mai che va a guardare dietro la foto. Lui, come dì, guardate pure chi c'è dietro la foto, guardate, nel senso la curiosità vera per l'essere umano. E lì c'erano insomma dei campioni, campionesse, ci siamo divertiti. È finita stanotte, qualche minuto fa. Ma quando l'avevi capito tu chi era il vincitore, che c'era sotto quella maschera? Sotto il no, che era Samuel da qualche settimana, poi tra noi la c'erano le piccole... La certezza quando è arrivato? No, con Samuel quasi subito, poi aggiungevo pezzetti, ad esempio il mandarino, sì. E tutti dicevano Clementino e Clementino, però bisogna studiare, la curiosità, vai a cercare in tutti i tipi di mandarino, c'è il mandarino tango, e lo spettacolo di Samuel si chiama Tango Nuovo, però te ce devi mettere a studiare. C'è questo verbo un po' perché... così, rivoluzionario, c'è da studiare, c'è da perderci tempo con le cose, c'è da perderci tempo. Tutte le volte che Flavio Insinna ci ha preso, e anche come, al cantante mascherato. Guardate il filmato. Aia. Il cavaliere! Ed è Samuel Perón! Dentro questa maschera... Dico, non so proprio da che parte andare. È Natalì Ghetta! E mi trucco perché... Ed Enrico Tognazzi e Simone Izzi. Per me è il maestro Tullio Soletti. Io avevo detto Valeria Fabrizi, la signora Valeria. Diciamo anche Adriana Volpe. È un'esperienza in più. Signora Coriandoli dentro, non lo so, eh. Su la maschera! Dico Massimo Ranieri, ma anche perché, complimenti, è un artista straordinario. Bellissima dedica della signora Simona Ventura per la mamma. Simona Ventura! Tu sei il re di una notte di magia. Approfittando delle maschere, pure io ce l'ho. Hai fatto bene. Vabbè, ma è carnevale quando vuoi tu. Cioè, non è che quel giorno è il calendario. Quando vi va, divertite, mascherate, fate una festa. Perché se uno aspetta, c'è il rischio di non fare festa mai. Ma tu sceglievi i vestiti con cui mascherarti in base alla dieta? No, io mangerei sempre. Quindi sarei vestito eternamente da supplì. Sarei vestito da carbonara. L'astice. La senape, la pizza. Sì. No, io sarei vestito, sì, fisso, da gricia, da cacio e pepe, da piatto di pasta, da maccheroni. Poi sì, trovavo, mi divertivo. Allora, io ho giù, come dire, come Batman che ha la caverna, io ho la piccola grotta già con i costumi. E per, non si sa mai, ti chiedono di vestirti, vai, no? Far ridere i bambini, per una cosa. Certo. Francesca mi chiama, dice, vieni i maschi, io c'ho. Ho animali, soprattutto, il mio amore per gli animali, e poi la pizza. C'avevo anche un hamburger, mi è rimasto non di traverso, cioè non c'è stato tempo di me. Tutto completo, tutto completo. Cheeseburger e hamburger. Però, e poi così. Questa tua capacità, no, di comprensione e anche questa capacità analitica che hai tirato fuori e sfoggiato al cantante sì, mascherato, ma... la usi anche nella vita? No, cioè nella tu vita sei bravo a capire le persone? Nella vita sono un macello. No, lì divento più del mio segno, del cancro, e sento a pelle. E cos'è che riesci sempre a indovinare e cosa invece ti sfugge costantemente quando provi a capire una persona? Quasi sempre, ma non è... lì veramente sono...
È una roba animale, cioè quasi sempre sento il dolore. Dice, il dolore umano, non il dolore della spalla, cioè che sono. Che uno potrebbe anche dire chi più chi meno, tutti ci abbiamo una botta di qua, una botta di là. Però è quella curiosità là, soprattutto di quelli o quelle magari spigolosi apparentemente, è proprio la mia curiosità di uomo che ama il mare, cioè di andare, di viaggiare, di vedere, di andare di là a vedere perché e perché cosa c'è, perché apparentemente c'è questa, come dire, questa distonia, questo segnale come se fosse una radio che, come dire, ha un disturbo, e poi entri e diventano amicizie straordinarie, soprattutto può diventare anche lavorare e viaggiare insieme provando a dare una mano. Ecco. Quando invece di solito, no, l'atteggiamento è quella persona è spigolosa, mi allontano, me ne vado, invece no, tu quella persona è spigolosa, andiamo a scoprire come mai. Soprattutto ho capito una cosa, questo ma così consiglio, magari vi è già capitato, se vi imbarcate, vi andate a impelagare nella domanda come va, come stai, occhio, perché il galateo prevede tutto bene, se siamo a una festa, ma nella vita in corridoio, qua alla terra, io lo chiedo e metto in conto anche che mi dica, Ana Flavie, c'è sta cosa, o mia moglie o mio marito è. Quindi se la facciamo quella domanda dobbiamo essere bravi, aperti di orecchio e di cuore, perché dall'altra parte potrebbe dire va male questa cosa e non puoi dire ah scusa torno indietro, brava. Sì. Allora, visto che tu per noi sei così, no, sei sincero, però si può essere diretti e diplomatici a seconda anche delle circostanze, come la pastarella, no? Certo, diplomatici, okay. Allora noi qui con il pubblico vogliamo giocare con te al vero e il falso. Scusate le spalle, ma così, cioè è previsto così? Al vero o falso, però è il pubblico che decide se stai rispondendo, no, in maniera vera o falsa. Sì, dico loro, poi vado via e dicono che è maleducato, ci ha date le spalle tutte. No, ma qui siamo in cerchio. Ah, no, sì, sì, dai, siamo dentro. Scusate, tutti una stessa ruota. Ho svegliati due, tre, scusate, non volevo. Scusate, non domenica pomeriggio, capito? Scusate. Cioè che vuole questo? Ma che vuole? Va bene. Allora, a loro l'ardua sentenza, A loro l'ardua sentenza. Sì. A te la scelta. Sì. Domande che... Naturalmente, se poi il pubblico dovesse giudicare falsa la tua risposta, dovrai sottoporti a una piccola... penitenza. D'accordo. Vabbè. Ma sono carino. Pronto. Con te, non so, si chiama ruota libera, che si chiama impagliati per 15 minuti. Cioè, si chiama ruota libera. No, dici. Andiamo dall'antiquario. Giusto. È lo spirito giusto, Flavio. Prima domanda. Ti stavano tutti simpatici i tuoi colleghi giudici del cantante mascherato? Ragazzi, questi sono miti veri. Francesco siamo diventati anche amici, appunto, soci nel divertimento. Serena ci siamo conosciuti tanto tempo fa. Christian, ragazzi, cioè, in America sarebbe crooner, attore, conduttore. Ha fatto tantissimo anche qua, però veramente l'ennesima esibizione ieri sera, io lo ascoltavo, cioè si è alzato dalla giuria come noi potremmo andare un attimo a bere, lui si è alzato, è sceso, ha cantato un successo planetario dell'Eli Luttazzi come appunto noi potremmo pettinarci ed è tornato. Iva, ragazzi, Iva Zanicchi, cioè, Sanremo su Sanremo e successi in Italia e nel mondo. Quindi, e poi ti posso dire, anche là, c'è simpatico. Il problema, io parto sempre al contrario, essendo Calimero proprio dentro, gli starò simpatico. Il mio problema è sempre è quello. L'opposto. È sempre quello. Mm. E ricordati, come diceva il mio maestro, sempre convinti che non basta mai quello che facciamo, quello che abbiamo portato, la scenetta che faremo, mancherà sempre. Loro quando andrò via diranno, era meglio l'altra volta Arca, Micio, Macio, capito? Io mi vedo, non te pensare che, capito? Io, infatti ho detto, ma esce con Micio, Macio, il gatto, ho detto, Dio. Cala. Oh, Francesco l'abbiamo tirato su noi, Io quel, io quel giorno là, non vi ho scritto, non vi ho chiamato in diretta, ma lì appunto io ho l'età non solo per essere padre, ce n'ho 58 se ci arrivo a luglio, con un figlio, come dire, giovane e veloce nell'amore, io sarei già anche nonno, Gigi D'Alessio è più giovane di me, sì. Salutiamo Gigi, è nonno. Sì. Quindi io quella puntata l'ho vista con l'amore di un padre, perché lui arriva in uno sposato, uno sbirro. È vero. E non puoi non volergli bene, va detto anche questo, cioè... Uno deve anche saper farsi amare e lui lo sa fare. Poi c'è il talento, la voglia di studiare, di crescere insieme. Io guardavo quella puntata, Francesco, dico questo Arca. Adesso fa i protagonisti, dico vedi che qualche cosetta abbiamo fatto bene pure io nel mio piccolo. Salutiamo Francesco. Guarda che è bello, guarda che è bello. Sentenza del pubblico, secondo voi Flavio Insin ha risposto in maniera sincera oppure no?
Falso, falso. Bene, tutti falso, falso. Poteranno a peggio. Poteranno menarmi. Beh, a occhio è falso. Non eh? Li hai, a occhio non l'hai convinti. Quindi bello. Penitenza. Ah, ecco. E quindi giochiamo al continuatore. Non mi fa fare le flessioni che il vestito è della Rai. Se lo strappo, ti prego, non è mio. Torno giochiamo una cosa che conosci penitenza, benissimo. Vai, penitenza. È uno dei giochi dell'eredità. Sì. Ok? Che miseria, vai. Noi prepariamo la musica. Vai. La musica. Si prepara in postazione? Questa è tensiva. Imparatela a casa. Questa è musica tensiva per mettere a proprio agio il concorrente. Aspetta, lo devo dire. Frasi. Da casa è molto più facile. Da casa è molto più facile. Mi dica, signora Fialdini. Abbiamo anche la clessidra. Via il tempo. Pure. Nessuno può mettere baby. Ma devo rispondere giusto? Devi completare la frase. Sì, il film Dirty Dancing. Nessuno può mettere baby in un angolo. E al mio segnale? Fate come vi pare. Scatena dell'inferno, non lo so, scatena dell'inferno, cade tutto. Ah, beh. Ma devo rispondere bene, dai. Sì, ricominciamo da capo. Aspetta, faccio sul serio. Vai. Forza. Nessuno può mettere baby? In un angolo. Al mio segnale? Scatena dell'inferno. Maccarone mai provocato. E io te distruggo. La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Amare significa non dover? Mai chiedere chi ha finito i merendini. No, no, mi dispiace. Ah, va bene, andiamo avanti. Metti la cera? Metti la cera. Passa la cera, quelle lezioni ti serviranno per tutto nella vita. Però togli la cera, quindi dobbiamo ricominciare, Flavio. Cominciamo. Nessuno può mettere baby? In un angolo. Al mio segnale? Scatena dell'inferno. Maccarone mai provocato. Io te distruggo. La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Amare significa non dover. Mai dire mi dispiace. Metti la cera. E togli la cera. Signori si nasce. E io lo nacqui, modestamente. Io ne ho viste di cose. Che voi umani e cose tutte. Come lacrime nella pioggia. E i bastioni di Orione. Continuiamo ad andare a ruota libera con Clementina dopo la pubblicità. Mamma mia. Con Flavio Insigne. Eccoci qua, buona domenica! Buona domenica! Buona domenica! Che sabato sera sarà alle prese con un'eredità speciale. Come? No? C'hanno degli appoggi per fare. Oh, volete venire pure a eredità? A Gagliare! Sono bravi! C'hanno ste manone! C'hanno le manone! Bello! I nostri sono forti, ma. Ci danno dentro. Per sabato sera, i nostri sono forti, ma loro un rinforzo per sabato sera che facciamo festa. Un'eredità speciale. Beh, grandi signori della RAI che parleranno di altri grandissimi della nostra RAI. Si avvicinano centenari festeggiamenti per la radio, per la televisione. Noi abbiamo questo privilegio. Adesso dire lavorare è punto, è sempre verbo, non è il genere, almeno per quanto mi riguarda. Quindi doppia festa. Facciamo festa facendo l'eredità, ma soprattutto viva la RAI festeggiando l'azienda. Che può piacere o non piacere, a noi ci piace e speriamo che piaccia anche sabato sera su Rai 1. Quindi giochiamo. Stiamo sistemando alcuni giochi, saranno quelli, altri saranno proprio dedicati a questa grande festa. Viva la Rai! Per le nostre protagoniste, i nostri protagonisti, e poi naturalmente alla fine, perché. L'eredità fa rima con due o tre parole bellissime: libertà, felicità, solidarietà. Poi naturalmente la ghigliottina, se sarà vittoriosa, sarà devoluta in beneficenza. Festa, quindi festa sabato sera. Lo so che è domenica, manca un botto, però segnatevelo, un calepino, un'agenda. Il 29 aprile, un attimo. Eredità speciale e rivediamo Flavio insieme a tanti altri protagonisti di altre eredità speciali in questo film. Olè. Una serata insieme, l'eredità, naturalmente giochiamo, quello di solito ci viene benino, ci proviamo anche stasera. Stai andando forte. Lavoro, come va? A noi diciamo sempre, una cosa che diciamo, siamo convinti tutte e due, che è meglio fare tante cose male che una bene. Ti piacciono? Vedi, arcobaleno, pace. Sai che cosa sono questi? Sì. Questo è un reggiseno. Ambaraba. Precipitare. Sicura, sicura. Secondo me la prima che hai detto. No, secondo lui. Secondo me la seconda. Insieme! Posso dire una cosa? Grazie. Quindi vi aspettiamo sabato sera. Sarà ancora più festa. Cioè, tu veramente sei di un altro secolo, di un altro. La classe di non metterti tra gli ospiti. Ragazzi, è venuto, applauso. Però avete visto che elegante. È stata una gioia esserci, ma
Non sono qui per autocitarmi mai. Va bene. Seconda domanda sulla quale il nostro pubblico dovrà dire se stai rispondendo vero oppure falso. Tanto. Tu hai, diciamo così, preso il testimone di altri programmi televisivi, di altri conduttori, no? Sì. Tra cui anche il sì. grande Corrado. Ti sei sempre sentito all'altezza della situazione? No, ma io lo dico, quello mai, ma è, secondo me nei piccoli segreti, successo è participio passato, non è sostantivo per come lo vedo io, quindi non mi interessa, l'ho già detto altre volte. Se qualche cosa, bene o male, in questi anni l'ho fatta, è perché sempre, ripeto, come ho detto prima, non ci ho creduto mai fino in fondo, né di essere all'altezza, ma questo non mi ha fatto dire, vabbè, e quindi è. E quindi ho continuato a studiare, a non sentirmi consegnato appunto alle techerai, ad avere sempre la curiosità, ad ascoltare autori, autrici, redazione. Se passa. Io una volta ho preso un finale straordinario di una puntata di Affari Tuoi da un vigile del fuoco, che entrando mi disse una cosa sul coraggio e poi neanche a farla apposta la puntata e la lessi. Devi stare con le orecchie spalancate come un elefante, come Dumbo. Alziamo le palette! Alziamo le palette, ditemi se questa risposta vi ha convinto oppure no. Tanto lo so, dai, falso, così devo fare una cosa. Dai, che devo fare? Dai, falso. Grazie. No, invece guarda, è vero. Vero? Va bene. Ti credono. Va bene, va bene. Terza domanda. Eh? Sei prevenuto? Eh? Sei prevenuto? No, sono terrorizzato, non prevenuto. Sono terrorizzato, che prevenuto mai. Hai mai pensato che alcune ghigliottine fossero troppo semplici oppure troppo difficili? Allora, il nostro Mario D'Amico che ci sta seguendo da casa, il preside, quando io dico il preside, il Mario D'Amico, dice Flavio, è un concetto relativo, quello che è facile per te, e in effetti è vero, alle volte può essere difficile per un'altra persona sì. e viceversa. Tu per un lampo arrivi a quella parola, che ne so, qualche sera fa, orlo, perché orlo pronto, orlo rapido, l'orlo del precipizio, e ti viene orlo. L'altra sera una signora, tra gli indizi c'era pensiero, e invece di stupendo, che non era manco stupenda la soluzione, però lei ha scritto funesto. Che tu ti immagini, chiude prima del TG1 e dire la parola è funesto, a domani, tragedie per tutti, già il mondo. Però uno pensa a quello, cioè, e noi rispettiamo. C'è grande, ripeto, libertà che fa rima con eredità. Alziamo le palette, vi convince o non vi convince questa risposta? Però posso anche cercare una disperata difesa dicendo, pensate se tutte le sere si vincesse, perché il campionato del mondo? Perché uno è campione del mondo, se tutti vincessero Sanremo... Ma siamo d'accordo, no, ecco, siamo d'accordo. Non v'ho convinto. Io non ne azzecco una degli ghigliottini, ma manco. Mai proprio. Come quindi, dice Jerry Maguire, ma l'avevo già convinto al ciao. Falso, sì, falso, ma lui c'ha niente. Solo falso, mi fai vedere se c'è pure verde là. Sono entrato falso, ci accogliamo la vicina, falso. C'è una piccola penitenza per te, visto che riesci a esprimere molti concetti in pochissimi secondi. A mia insaputa, cioè non lo faccio un po', viene così. In 30 secondi sarai in grado di raccontarci i promessi sposi, via con la musica. Che cosa? Adesso, già sono partiti i secondi? Via. Ma sono 800 pagine. Beniamino. Torniamo al concetto di studiare. Se non avessi studiato l'opera lirica non saprei come uscire da questo momento d'impasse. La lirica è spiegata così. C'è un tenore innamorato di un soprano e c'è un baritono che non vuole. Come i promessi sposi, lui ama lei, lei ama lui, ma c'è un malamente che non vuole. Ma c'è l'happy ending, seguitemi per altre trame. È così, eh? Lui ama lei ama lui, ciao tesoro. È così. In mezzo tante vicissitudini, è chiaro. In mezzo tante vicissitudini. Grazie, 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 grazie. Grazie. Quarta domanda. Ah, ecco. Cosa apprezzi di più e cosa apprezzi di meno del lavoro che fai? Giocare. Allora, diciamo una volta per tutte, se non fossi agofobico io avrei fatto il medico come mio padre e quindi ti seguirei da casa. L'agofobia mi ha costretto a trovare un'altra cosa. Non essendo un gran cervellone ed essendo portato per fare il pagliaccio e il giullare, e poi sono stato molto fortunato. Se io vado a raccontarvi gli incastri che mi portano fino a non ci credete, neanche in un telefilm, uno sceneggiatore direbbe guarda che è troppo scritto così, è successo così. Te la metto così. La popolarità sì. fa sempre piacere? È bellissima. La devi mettere in conto che non puoi averla con l'interruttore e quindi si ride il giorno che... quale vuoi degli sbagli? Te l'ho già raccontato quello della signora col biglietto da visita alle 7 di mattina?
No. Alla stazione, io con l'orchestra, tanto tempo fa. Sì. Sta signora mi comincia a girare intorno. C'avete la musica da un squalo? La faccio io. Zan, 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 zan. Io dico, signora, a un certo punto faccio, signora, dico buongiorno. Ma non, io non parto mai da, vuoi la foto con me? 6 del mattino, a Termini, tutti così. Ho detto, mi sono persa. Ah, dico, bene. Dico, vedi che mi voleva foto, ho detto al pianista. Dico, voleva. Dico, dove andare? A Terni? Dico, è Roma, signora, siamo, ce la facciamo. Vabbè. Dico, signora, quindi tabellone, l'aiutiamo, siamo mediamente simpatici, sai così, e la, riparte, zan, 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 zan. Dico, signora, dico, vuole la foto stavolta? E facciamo la foto, dico, visto, ma sentivo che non era finita la curiosità, perché so del cancro, sentivo a pelle, sentite, lo devo fare in piedi, zan, 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 terzo giro, dopo la foto, dico, che vorrà? Dico, adesso, c'ha sotto la cintura, tira, e invece no, senti il colpo di scena, senti se fossi stato chiuso alle 6 di mattina, non ci perderemmo sta risata, soprattutto io e quel biglietto da visita che è nel mio baule teatrale, torna terza volta e fa, Flavie, e mi dà il biglietto da visita, metto gli occhiali, nome e cognome e poi scritto sotto infermiera diurna e notturna assistenza anziani. Aspetta, avevo già fatto qualche metro, io alzo gli occhi e faccio signora e lei mi fa così, tiello Flavien, se sa mai. Dai. Fantastico, apriamoci, ce l'ho nel baule. Bellissima, bellissima. Quindi la popolarità. Poi se ti dico, certo, la popolarità, dobbiamo per un attimo essere seri. I giorni dopo la scomparsa di mio padre, qualche fotografo, qualcosa, secondo me non si è regolato. Ma soprattutto ti posso dire, il mio stupore era nelle didascalie. Guardatelo con la barba sfranta, il coso, sovrappeso, che cose. E io leggevo dopo, ho letto dopo, e ho detto, e dov'è la notizia? La notizia sarebbe stata, dice, guardatelo al night che balla a 2 ore da cosa, cioè vedere uno sfranto, cosa che non mi riconoscevo io allo specchio, allora, però va bene. Mi hanno chiesto, voglio dire, la foto, quello l'ho scritto anche in un altro libro, e lì devo dire l'ho dedicata a papà, mi hanno chiesto la foto mentre veniva aperta la tomba di famiglia. Cioè, se non capisci che uno vestito di nero con la cravatta nera vicino a una tomba che si apre, sta lì per quella cosa e dice se potevamo fare una foto che mia moglie è pazza di te. Ho valutato in una frazione di secondo tutte le possibilità, dirti ti sembra il momento, sarebbe stato tutto inutile. Allora ho dedicato a papà il mio sorriso, nel giorno forse, no, nel più brutto, della mia vita. Ho detto te dedico questo momento quando mi hai sempre detto mantieni la calma, quando perdi la calma perdi tu pure se c'hai ragione, e ho fatto la foto e c'è stata la battuta pure lì, siamo riusciti a ridere pure là, perché se la vita è la tragedia è un attimo. L'avete mai letta una poesia brutta? La poesia tende al sublime, ma quando veniva la corrida, con tutti i rispetti i poeti, con le poesie brutte si ride, è un attimo, e lì io ho detto dico guarda, dico di a tua moglie, dico che pazzi te, dico, non sarà il sorriso più bello, gli piace lo stesso. Dai, gli fammi la foto. Gli piace lo stesso. Va bene. Grazie. È tutto nel Grazie. Viaggio. È tutto nel viaggio. Vi ha convinto questa risposta? Vero o falso? Beh, vero sì, e caspita se è vera, era vera comunque. Ma volevi venire incontro per darmi una capocciata? No, per darti un segno di stima, di... Grazie. Proseguiamo, quinta domanda. Il successo t'ha cambiato? No, il successo è, appunto, l'ho detto prima, è un participio passato. C'è da essere curiosi di quello che succederà, di quello che sta per succedere, curiosi di essere qua con te, di starci con la testa e non di dire solo passo un attimo a dire che sabato sera su Rai 1, cioè godersi ogni momento. E soprattutto dicendo che è un impostore e che se finisce è stato bello, ho cominciato tanti anni fa, molti, moltissimi anni fa, è stato bello, se sarà bello, soprattutto se quello che riuscirò a fare un po' mi rispecchierà. Vorrei non essere divorato
da quella parola o successo o lo spettacolo e voler esserci a tutti i costi. Di Caravaggio molto spesso guardiamo il colore, invece lui è il re delle ombre. Si vive e si brilla molto spesso anche sottraendosi, facendo meno, avendo anche la pazienza. E ho 57 anni, quasi 58, sarei anche un po' patetico se ancora scalpitassi. E devo dire che manco a 30 ho scalpitato più di tanto. Se avessi l'affanno, oddio, e poi a giugno, e poi a luglio, e poi agosto. E poi sarà anche che a casa ho 200 libri ancora in celofanati, che male che vada. Hai molto da fare. Lo sai che dice il mio amico, mio zio Nino Frassica? Flavio, sappiamo vivere di poco. Dice, eravamo felici pure quando non c'avevamo una lira. Quindi c'è, non c'è. Se c'hai i libri, i dischi, c'hai la musica, i libri, un po' di salute, la salute. E per questa risposta ti regalo questo filmato. Grazie. Non so. Ah, lo conosco! Lui è Flavezzina. Ha 49 anni. Secondo me è 34. 50? 47. Non è sposato. Non vedo la fede tra le mani. A Roma o a Milano? Di Ostia, penso, perché l'ho visto ad Ostia. Lui sta sempre in TV. Fa lo scrittore, mi viene in mente. Fa ridere le persone. Dalla giacca sembra un medico. Un conduttore. Poi il presentatore. L'eredità. Lui tifa la grande Roma. Della Roma. No, secondo me è della Lazio. Hai mai visto uno squalo sott'acqua? Sai parlare in corsivo? Flavio, what is your lieblingsdier? The lieblingsdier. Beh, grazie. 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 Che t'ha chiesto? Non lo so, non lo so. Non lo sai. No, stavo pensando una cosa, per il loro candore, De Ostia. Loro ti vedono a Ostia. E tu sei De Ostia. Vi ricordo, se è una cosa che ho a casa, l'ho già detto altre volte, ma è sempre bello ricordarlo. È il complimento più bello che ho ricevuto, una lettera di una bambina. Sei il mio cartone animato preferito. Beh, dopo Peppa Pig. Secondo, dopo Peppa Pig. Però, guarda la bellezza. Il mondo è confuso. Don Bosco, che ha avuto il privilegio di studiare prima e poi di cercare di interpretare, diceva: dobbiamo parlare semplice perché il mondo è già confuso a mille pensieri. Allora è De Ostia, è De Coso, pare un medico, io ti vedo così, è della Roma, è della Lazio. Due sabato fa, andando al Cantante Mascherato, c'era Lazio-Juve, sì. Quindi ho parcheggiato a Cinecittà 2, sono tornato indietro a piedi. Come se, e quindi, andando prima, perché l'attore arriva puntuale. Senti, questa pure è bellissima, questa pure è bellissima, sentite la confusione. Arrivando con le sacche, io andando verso l'auditorium, tutti i laziali andando verso i loro settori. Certo. E io ho detto, speriamo bene che la pace trionfi, così, non essendo io propriamente della Lazio. Ha detto. Lo so, sono abbonato da 122 avanti Cristo. Allora, aspetta, però senti la bellezza, la confusione, il sentito dire, De Ostia, De Cosa. E quindi... uno mi ha scritto una mail all'eredità, ha detto: sei bravo pure tu, sei anziano, non sei bravo come tuo figlio a giocare a pallone, ma sei bravo a presentare. Lui si riferiva a Insigne, lui pensa che io sia il padre di Insigne. Aspetta, quest'altro signore vestito tutto della Lazio, coi figli simpaticissimi, piccoletti, di tutto punto della Lazio, mi ferma: te fai la foto con i ragazzini miei? Dico: certo. Così. Mentre ci sistemavamo, ho detto: tengo a precisare che non sono propriamente della Lazio, della... E lui: te va sempre di scherzare, che non ero... perché ha pensato che fossi per Insegno. Quindi c'è chi pensa che sei il padre di Insegne. Ma è stato bellissimo, con la mano, una palanca così, ha oscurato il sole, te va sempre di scherzare. Dico: facciamoci la foto, dico, perché adesso stare a spiegare troppo. Va bene, posso essere il padre di Insegne, posso essere per Insegno della Lazio. Poi i bambini poi hanno una grande fantasia, possono credere tutto quello che vogliono. Ma la fantasia ha il potere. È proprio per questo che in tedesco quella bimba ti ha chiesto: qual è il tuo animale preferito? E te l'ha chiesto in tedesco, mica così a caso. Allora, se parliamo nello specifico, è chiaro che la favoletta, il regalo, questa favola nella favola, cioè una favoletta scritta tanti anni fa, che Rai Libri mi chiede di pubblicare,
dedicata ad Emergency e, voglio dire, non potevo scrivere una favoletta che ha dentro, secondo me, i miei concetti fondamentali, non l'avrei potuta scrivere per lavoro. Quindi se avete comprato, comprerete il libro, va ad Emergency per tutto quello che ha fatto Gino Strada, per la strada proprio, nomen omen, per la strada che ha tracciato e per quello che noi vogliamo fare, cioè un mondo di pace dove, se però purtroppo c'è la guerra, ci prendiamo cura. Chi non è medico si prende cura facendo piccole cose come ad esempio questa, e grazie perché in tantissimi hanno già comprato il libro e quindi tantissimo è arrivato. Si chiama Il Gatto del Papa, i medici, no? Gli infermieri, le infermiere, come dire, aiutano sotto le bombe, in zone di guerra o anche in Italia, perché tantissime persone vengono aiutate in Italia, italiani che sono... Sì. Sotto questa maledetta soglia della povertà e quindi hai bisogno di curarti, perché andare dal dentista è diventato, come dire, un problema, non per colpa del dentista, bisogna pagare la visita specialistica, le cose, e invece dobbiamo vivere in un paese dove ci curiamo tutti, dove abbiamo il diritto alle cure. Allora uno dà una mano così. Se la bambina in tedesco, guarda qui che bella cosa, io ancora non ci credo, che insomma arriverà in Germania, lo diremo pure al Salone del Libro a maggio. Grazie. Questa favola è piaciuta così tanto che verrà pubblicata in tedesco. Il mio animale preferito, beh, più che, insomma, è il cane. Poi, certo, anche i gatti, ce ne sono anche da oggi sarai molto riconoscente ai gatti. Ai gatti, sì, certo. E questo gatto che ho incontrato tanti anni fa, una notte di maggio, sempre perché la mia curiosità è di non andare subito a casa dopo il lavoro, di farmi un giro. Viviamo nella città più bella del mondo, perdonate per un attimo, lo penso. E mi sono fermato verso le 3 di notte a San Pietro e c'era solo questo enorme gattone nero tra le colonne. Io non sono sceso dalla macchina per non disturbarlo. Quando poi se n'è andato, sono sceso dalla macchina per guardarlo. Solo il rumore della fontana di San Pietro, non c'era un'anima, veramente, c'era così, un'idea. Mentre arretro verso la macchina vedo accese solo due finestre in alto che potevano, se nella mia fantasia, essere quelle del Papa. Torno a casa e nel mio quaderno degli appunti, che ho da sempre, che diventano sempre di più perché sono vecchio, scrivo solo il gatto del P, neanche il coraggio di scrivere del Papa, perché dico, ma dove andiamo a parare? Nel tempo ho cominciato a immaginare questo gattone così nero, 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 che bussa alla finestra dell'uomo vestito di bianco, quello per eccellenza. Dopo un po' di tempo mi è venuto in mente che ovviamente il Papa apre la finestra, ma starnutisce perché è allergico. In quello starnuto, in quell'allergia, ci possiamo mettere, io per primo, tutte le nostre paure, le nostre diffidenze, perché appunto non siamo sempre aperti, no? Cioè, questo, mi hanno detto che insinna, mi hanno detto che quell'altro, lo sai che... E allora siamo allergici. Se invece vai a guardare dietro la foto, se invece vai, come dire, piano piano ad avvicinarti e ad ascoltare, e il Papa lo può ascoltare, il gatto parlante, è l'unico che lo può ascoltare, perché non solo perché è il Papa, perché è in purezza di cuore, perché vuole riprendere quella strada che ha interrotto, il gatto gli ricorda chi era, cioè uno che andava a bussare alla porta della gente per risvegliare le coscienze, per aiutare. Me lo sono scritto in primis per me, per dirmi che non bisogna mollare mai, che non c'è da arrendersi mai, che questo lavoro va fatto con entusiasmo, che la vita, proprio quando la vita ce lo spegne, quello lo dice. Allora, il mio è una favoletta. In un capolavoro che Viaggio al termine della notte, Céline dice che la vita ci fa nascere con tantissima musica dentro, poi la vita stessa fa a gara per spegnercela. Allora ecco, per una volta uso la parola successo. Cos'è il successo? Per me il successo sarebbe arrivare alla fine dei miei giorni che ancora c'ho quella musica dentro, che ancora c'ho voglia di ballare, che ancora c'ho voglia di mascherarmi da pizza, non per lavorare, perché diverte per primo me. Tutte le volte che mi sono travestito a cantante, ad affari tuoi, perché divertiva me. Questa storia, Flavio, adesso la leggeranno in Germania anche i bambini tedeschi, ma la prossima volta che verrai a trovarmi, un po' di tedesco dovrai saperlo anche tu. Accetti la sfida. Wunderbar. Francesca, a ruota libera. Flavio Sinna. Wunderbar. Francesca Fialdinen. Grazie. 29 aprile, prima serata su Rai 1, sabato speciale. Vi aspettiamo. Grazie. Grazie, Flavio. Grazie. Grazie.